Siamo qui con Francesca Rossini, a Rho, alla presentazione, anzi alla conclusione, di Una scuola condivisa, un progetto che va avanti da lungo tempo e cui finalmente si vedono i frutti. Dici, esatto. Come sta andando questa giornata fatta di laboratori, principalmente? Allora, questa giornata sta andando molto molto bene, nonostante qualche goccia di pioggia. Sono intervenute praticamente tutte le scuole coinvolte nel progetto, scuole primarie, scuole secondarie, e hanno preso parte ai laboratori che in parte hanno già sperimentato durante questi 3 anni di progetto. È stata una mattinata molto intensa con laboratori sull'orientamento, pomeriggio laboratori sul digitale, sulle differenze di genere, con la presenza di Radio Mass e in collaborazione con l'associazione Comunità Nuova, mentre il pomeriggio entra nel vivo tra pochissimo, tra poco meno di un'ora, con una tavola rotonda sui temi della didattica sperimentale e dell'educazione innovativa e la presentazione della pubblicazione che diciamo sintetizza un po' la chiusura di questo grande progetto che appunto, come dicevi, è iniziato nel 2019 e che è giunto ai suoi 3 anni di, insomma, di durata e di conclusione, con una grande soddisfazione sia da parte nostra che da parte del territorio. Un arrivo che viene appunto racchiuso in questo libro, che però diventa anche in qualche modo un manuale per continuare. Qual è il progetto di questo futuro? Assolutamente sì, l'intenzione del territorio e della comunità è assolutamente quella di andare avanti. Si faranno tutti gli sforzi possibili in termini sia di fundraising sia come volontà politica per fare proseguire, se non in toto, almeno una parte delle attività di scuola condivisa all'interno delle scuole e della comunità locale. Il primo passo sarà magari allargarlo alle scuole già partecipanti? Allora, il primo passo sarà in realtà rimetterci a lavorare insieme, ricostituire questo tavolo, anzi far continuare questo tavolo di lavoro e incominciare da subito a cercare delle nuove risorse per alimentare le scuole che hanno già collaborato e, perché no, lanciare la sfida alle scuole che non avevano aderito nel 2019, che sono certa che avranno voglia e desiderio, insomma, di scoprire di più di questo progetto. Francesca, grazie mille, ti auguriamo buon lavoro. Grazie.